Ok, siamo pronti, però io ho il problema. Qui c'è evento di estinzione, atto spietato, la vincola tenebre, la migliore sicuramente è atto spietato, però quella spicy è sicuramente evento di estinzione, che può essere sorprendente in draft, nessuno se l'aspetta. E anche se è un po' situazionale come board wipe, il resto non vedo molto. Ok, vediamo un po' cosa ci capita ancora. Con evento di estinzione possiamo fare un mazzo control. Un draft non è Bayou dello Zenith è molto forte, ma ciclo non mi sembra fortissimo in draft. È sicuramente Raggiera del sangue è ottimo come rimozione, secondo me è da prendere, perché Raggiera del sangue, le mie rimozioni sono in nero, quindi penso che restare sul nero e in draft fare una rimozione tribù, una tribal removal, è un'ottima idea secondo me. Quindi abbiamo due rimozioni abbastanza potenti e vediamo cosa riusciamo a beccare. Non abbiamo ancora un'idea di mazzo, ma in draft è così. Se non si trova nessuna bomba si va di rimozioni o ed evasione. Chi è che ci sta facendo perdere tempo? È Nissona. No, è Teferone. Baby Godzilla. È una buona carta mutate e sicuramente Dimir c'ha delle buone carte, blu e nero sono un buon archetipo di distruzione, rimbalzo e tempo, c'è counter, pescaggio, rimozioni. Airone mi piace come carte, ma un po' lenta. Baby Godzilla ci servono dei due drop, quindi andiamo con Baby Godzilla simbionte girino. Oh, gli squalo è forte, rimbalza, ha un bel corpo, ha lampo, quindi può essere di sorpresa per il nostro avversario, non se lo aspetterebbe mai. Quindi io direi Geo Squalo, che è un'ottima creatura. E siamo Dimir, un Dimir control, rimbalzo, tempo, rimozioni. Sta prendendo forma piano piano. Bisogna vedere se troviamo qualche payoff per questo archetipo. Allora, qui non c'è molto. C'è perdita di memoria, che è uno scartino con ciclo insieme per un mana che ti fa pescare una carta, oppure per tre mana scarti, oppure lo scorpione dentellato che è un 1-2. E quando muore infligge due danni a un avversario, tu guadagni due punti vita. Pangolino non mi sembra al massimo come presa. Prendiamo un drop che alla fine può essere utile. Godzilla, se andiamo sul tie è potere splashabile, perché Apteron ha può avere antimalocchio volare, quindi può essere un'ottima base per mutazione, ma costa parecchi mana. Perdita di memoria come prima, quello lì ti pesca una carta o ti scarta una carta. Prendiamo lo scartino che può servire, magari poi non lo giochiamo, ma questo qui ci pesca due carte, non abbiamo umani, però ci costa due in meno per ogni umano se controlliamo almeno un umano, quindi disperdere essenza secondo me è il miglior pezzo in questa scelta, perché siamo Dimir e abbiamo quella strategia lì di controllo. Il delfino non mi esalta, quindi andiamo a disperdere essenza.
essendo controllo, io anticipare ci fa pescare. In questo set di ciccionissimi, chissà se un controllo di Ymir può dire la sua. Qua sono lentissimi, mi stanno facendo uscire fuori di testa. Allora, sanguisuga è ottima presa a lampo e da -2/-2 quando entra, è un 5/2 questa settimana e un'ottima creatura. Qui non c'è molto, quindi prendiamo magari l'ovetto Kinder 0/2 base per mutazione, blocca, magari non lo giochiamo ma cominciamo a prenderlo, si può giocare un po' dappertutto. Oppure potremmo prendere quella verde per fare sul Tai con ricorsione dal cimitero, ma meglio stare, se non ci sono motivi meglio non esagerare. E qui Nissona continua a essere lenta. Ok, un altro anticipare forse. Non c'è nient'altro per noi, a meno che non vogliamo splashare verde per quella roba lì, ma non mi pare il caso. Ok, giraffide, giù una creatura discreta, mediocre, magari andiamo sul Tai. A cautela o raggiungere a seconda della situazione, se difendiamo o attacchiamo, quindi è versatile. Ci fanno aspettare. Comincia a delinearsi. Un Opteron ci sta come top end. Una palude. Il payoff per il flash. Lo strisciante. Con lampo, ogni qualvolta entra una creatura, giochi una magia con lampo, peschi una carta e l'avversario perde un punto vita, quindi non sembra un archetipo fortissimo in draft, ma perché non provarci? Allora, dobbiamo trovare roba con lampo o comunque qualcosa che possa sinergiare con lo strisciante, visto che è un bel colpo. Questa qui ci permette di resuscitare qualcosa dal cimitero, dagli legame vitale, è una buona carta, anche se non abbiamo dei ciccionissimi da portare. Poi c'è una rimozione come raffica di vento, la rara però non è il massimo, destroia, quindi prendiamo rimozione. Qui Baby Godzilla, un'altra rimozione, raffica di vento, una counterspell contorcere che fa un po' cagare. Raffica di vento mi piace molto come carta perché rimbalza e ti fa pescare una carta, e se hai un volante costa anche poco, però molto spesso la casti per 4 mana e ci sta. L'ideale sarebbe fare valore con lo strisciante incorporeo o con delle carte lampo per pescare. L'emofago è una mutazione abbastanza forte, oppure c'è le esalazioni per contro umani e scartini, ma è un set di ciccioni, quindi non solamente altro pescaggio, ma l'emofago è una buona creatura, può far recuperare vita. Preda facile, una rimozione un po' situazionale. L'emofago, se riusciamo a concatenare con l'oggetto squalo, possiamo ottenere parecchio valore dalla mutazione. Qui sono come al solito lentissimi e noi dobbiamo stare pazienti. Qua un'altra sanguisuga, secondo me è l'ideale, è un'ottima creatura e può essere una delle nostre win condition. Fa male, uccide qualcosa o trada bene. Allora, resuscita col vincolo o la pallottero che ha ricorsione dal cimitero, ma il vincolo può
aprirci ulteriori win condition, quindi vale la pena tenerlo. Possiamo risuscitare anche lo strisciante incorporeo se vanno al cimitero, o la trappola che ha lampo. Ci teniamo aperta quella possibilità, dai. Anticipare il Wurm lo puoi ciclare, mettere al cimitero e risuscitare con il vincolo. La trappola, no, magari. Lince del gelo, un'ottima creatura che mi ha portato tanta fortuna in draft. È un mazzo molto ambizioso, per dirla in maniera eufemistica. Non so se riusciremo a fare nemmeno una vittoria con questo, ma ci proviamo. Proviamo qualcosa di spicy. Allora, qui non c'è molto per noi. Un'altra perdita per memoria. O simbionte. Ecco, se vogliamo andare sul Tai, quello è un bel payoff per mutazione. Qui non c'è molto. Prendiamo il dardo, che magari ci pesca una carta e può essere un tricchettino. O gli squadroni, ma non vorrei andare umani. Io andrei su dardo magari. Poi Sicilia da sola può essere un trick, una semi remova. Qua c'è tenere al sicuro una creatura con lampo per fare value con lo strisciante. Qua non c'è un cazzo per noi. Prendiamo ricongiungimento catartico magari. Magari ci apre le porte per un Grixis. Uno squadrone di sussurri. Ah, quello a lampo. Fa cagare, ma a lampo. Quindi magari lo mettiamo in panchina. Magari lo giochiamo. Prendiamo questa che al ciclo. Cristallo di Raugrin, questo per fare Grixis, il nostro Grixis ambiziosissimo. Poi questo, no, mito di Broikos, una rara, però se è stato speso mana, dimmi, per lanciare questa mi passa a Sen. Qui Arcipergoloria sembra bello spis, ha una bella win condition, ho una solamente. Arcipergoloria, questa è la carta che mi fa vincere spesso in draft. Ultimatum crudele. Non penso che possiamo speciare per l'ultimatum. Il sussurratore è forte, ci fa scartare una carta ogni volta che muta, quindi in un mazzo control ci sta la grandissima. Un'altra sanguisuga. Sul sorratore è la scelta migliore, mi sa. Sorratore, andiamo per il sorratore. Geo squalo, un altro payoff per lo strisciante e poi rimbalza. Allora, gli ultimatum è pieno, ma non li gioca nessuno probabilmente. Sfera di cattura a lampo, un altro baby Godzilla. O non l'avevamo preso baby Godzilla, non mi ricordo se. Ah sì, simbionte girino, ne abbiamo due. Qui cosa c'è, un cazzo a pallottero. Ci fanno deviare. Neutralizzare a ciclo è una buona counter, può essere pescaggio o neutralizza, quindi ci investiamo. Dove ci porterà alla fine, che mazzo uscirà fuori. Non sembra ultra competitivo, però
c'ha dei bei trick. Allora, non c'è molto per noi, potremmo splashare sul Tai e fare empatia primordiale, mutate, sul Tai mutate è parecchio forte. Proviamo. È comunque uno non comune per il Volt. Facciamo un po' di pulizia. Mettiamo una porcheria nella sideboard. Magari poi la giocheremo, magari no. Scintillante adattivo. Dalla foto sembra, dall'immagine, che abbia volo. In realtà è solo lampo ed è un 3-3 sostanzialmente. Per 5 mana non è proprio il massimo. È giocabile un po' dappertutto. L'arte non è male, ma mica indissolubile. Quella è Winota e non ha un braccio, chissà perché. Magari quell'orsone gliel'ha mangiato. Un'altra raffica di vento non sarebbe male. Ah, là no, la trappola che ha lampo ed è una rimozione. Qui non c'è molto. Wurm, vabbè. Burma potremmo rianimarlo al cimitero ciclandolo. No, prendiamo un altro pescaggio. Un altro ptero, un altro rimbalzo. O magari questo per fare value dal cimitero, ricorsione, no. Un altro lampo. Solamente giusto così per averla. Questa che no, isola. Ok, vediamo un po' che cosa è uscito qui. Ok, vediamo cosa abbiamo qui di, ci sono dei moon drop. La trappola mi piace, un anticipello leviamo perché ne basta uno, non esageriamo. Disperde essenza, il dardo tranquillante, ci pescono accanto, a pallottero Baby Godzilla, due drop ci servono. Strisciante il nostro payoff. Una solamente può bastare. Una di una solamente. L'empatia, visto che non siamo sul Tai, almeno non splashiamo per il momento. Il cristallaccio è scadente, secondo me, quindi si taglia. Dobbiamo tagliare 9 carte, sono un po' tante. Una raffica di vento, sono un po' tante. Luce squalo, ovviamente, due li teniamo perché sono forti. Il vincolo indissolubile, non abbiamo target di rianimazione per il momento. La CP Golia è la nostra win condition. Due Pteron, forse sono tanti, adesso lo vedremo. Evento estinzione, bisognerebbe prima fare una suddivisione, secondo me. Pteron non è proprio il massimo, costa un po' tanto. Il dardo non è neanche esaltante. La lince ci, allora mettiamo le rimozioni da parte, o comunque non le rimozioni ma le carte che non giochiamo in curva, perché noi dobbiamo tenere in conto che le creature le vogliamo giocare in curva, e invece le rimozioni, pescaggi e stregonerie istantanei non necessariamente le giochiamo in curva. Quindi così riusciamo, mettiamo le rimozioni da una parte, così riusciamo a capire meglio la curva del mazzo e come si comporta. Dunque, altre rimozioni non ne vedo, altre cose, questa è tutta roba che giochiamo in curva. Abbiamo una curva centrale che non è il massimo, dovrebbe essere un po' a salire all'inizio e poi scendere con un bel po' di drop centrali e meno drop iniziali. Allora, una raffica di vento, due penso che possano bastare, tre forse è un po' esagerato. Il bozzolo secondo me può andare a quel paese, anche se è un bloccante iniziale, ma noi non facciamo molto affidamento sulle creaturine, abbiamo più late game. Un dardo, ci pesca una carta, ma può essere un trick, non solamente la teniamo. Abbiamo 15 creature,
cosa si potrebbe levare? Dobbiamo fare ancora tre tagli. Scintillante ad attivo non è il massimo, però a lampo la perdita di memoria, visto che trappola a lampo, quindi può essere utile. Un payoff per il nostro strisciante cristallaceo, ancora lì non l'avevo levato. Cristallaceo può andare, non possiamo neanche tagliare troppe creature. Quale dei due è meglio? Forse il cristallaceo è peggio. Anticipare. Leviamo magari il dardo. Secondo me il dardo è la carta peggiore. Sì, oh, finalmente l'ho levato da sto cazzo di mazzo. Abbiamo 14 creature. E va bene, considerando che noi facciamo più controllo, abbiamo diverse rimozioni, facciamo tempo, facciamo abbastanza value, mettiamo la sleeve Dimir. E buon, questo Dimir control è un processo di taglio confusionario, però sostanzialmente funziona così. Devi selezionare le migliori creature possibili e le migliori cose. Allora, siamo contro Tenzing con l'avatar di Jaya. Chiudiamo qui, una mano non male. Se peschiamo nero possiamo giocare lo strisciante incorporeo. Abbiamo una sola mente che ci pesca due carte. Il cristallaceo, che non è proprio eccezionale, ma a lampo e quindi è un payoff. Abbiamo la trappola che non so se giocare a turno 1, oppure aspettiamo di fare valore con lo strisciante. Quando giochi una magia con flash ti pesca una carta e fa un danno all'avversario. Il nostro avversario gioca un 1-4 con cautela, che è un bel bloccante e attacca anche bene. Oh, abbiamo pescato la palude, perfetto, quindi possiamo giocare in curva lo strisciante incorporeo. Noi mettiamo Baby Godzilla, che è un bel bloccante, e appena avremo creature con mutare ci farà da lottaggio. Parare magari è un trick, può darsi. Meglio prenderci sto un danno o fargli usare il trick. Un danno, che cazzo mi cambia? Vabbè, proviamo, facciamogli usare adesso. Meglio che lo usa su Baby Godzilla che non... Ok, aiuto inatteso, va bene. Carta non eccezionale, ma che l'abbiamo fatta usare. Ok, mettiamo nero ovviamente. Adesso possiamo giocare strisciante incorporeo e dovrebbe farci abbastanza valore. Adesso il nostro avversario ha il salvalo della criniera e attacca per un danno. Va bene, va benissimo, andiamo a 19. Lui ha il mana aperto e Ozov, due colori, due paludi e due isole. Noi giochiamo strisciante, alla fine del suo turno lo risolviamo. L'avversario ha qualche rimozione, ha qualche trick, ha fatto un po' di resistenza, non fa niente. Va bene, allora possiamo cominciare a fare valore. E quindi possiamo giocare a trappola Fauci, oppure possiamo giocare a Lince del Gelo e attaccare per 3 danni. Cristallaceo, abbiamo un bel po' di opzioni. E probabilmente la Lince ci permette di tapparlo e attaccare per 3 danni. E non stappa al prossimo turno, può essere una buona opzione. E poi ci rimane il mana per fare una trappola della Fauci a scatto. Sì, ci decidiamo dopo una lunga pensata e facciamo Lince del Gelo. Quando entra nel campo di battaglia tappa una creatura bersaglio e non stappa il prossimo step, quindi per due turni sostanzialmente è bloccato. Noi attacchiamo con lo strisciante. Abbiamo paura che ci sia qualche rimozione, qualche cosa, ma tanto non capisco perché attendere. O vogliamo rimanere in difesa? Rimanere in difesa non so per quale motivo ho fatto questa scelta, ma probabilmente avevamo paura che avesse qualche rimozione, qualche cosa. Faceva la resistenza, aveva qualche trick. La tigre dei patati è un 3-4 che fa pompare degli umani, ma noi
non ha un mana in campo, quindi noi flashiamo la trappola che ha flash, peschiamo una carta, facciamo un danno, peschiamo una raffica di vento e una rimozione. Quindi siamo veramente ben messi in quanto a rimozioni. Lei infligge solo 3 danni, quindi facciamo raffica di vento e possiamo attaccare per 5 danni. Raffica di vento, peschiamo un'altra cartina e attacchiamo per 5 danni. Pum pum, in faccia. Luri giocherà probabilmente la tigre dei patati, non è una carta eccelsa, però probabilmente ha il mazzo che funziona con la tigre dei patati. Ah no, la cacciatrice di frode di selvaggina, che è una buona creatura, gli può fare tanto valore perché sacrifica una creatura e guadagna punti vita e pesca una carta, quindi è la sua forma di vantaggio carte. Noi abbiamo una rimozione, forse vale la pena di uccidere quella cacciatrice di Frodo, così possiamo dare e minacciare al nostro strisciante. Un'ottima rimozione limited è questa, perché è istantanea, distrugge una creatura, in più pompa una delle nostre, quindi veramente buona rimozione limited. Nero ha sempre delle buone rimozioni, quindi bisogna sempre minacciare, non puoi bloccarlo, amico mio, quindi ti prendi 3 danni e porti a casa. Forse c'ha qualche rimozione, magari c'ha quella che leva può levare 3 segnalini o uccidere una creatura senza segnalini. Lo strisciante adesso ha un segnalino e quindi è difficile utilizzare quella rimozione. Vediamo cosa fa il nostro amico Tenzing. Ok, inghiottire. Questa è una rimozione potentissima che tappa una creatura e esili una creatura bersaglio tappata. Quindi noi ci ha fatto veramente tanto valore con quella carta, con un mana ha pompato il suo servalo, ma noi abbiamo il sussurratore delle caverne che possiamo utilizzare per fargli scartare carte. Mutazione e poi possiamo attaccare perché gli dà minacciare, lo mettiamo ovviamente sopra. Allora, scarta una carta, vediamo cosa scarta di bello. Un'altra tigre dei patati, attacchiamo per 4 danni che non possono essere bloccati. Poi possiamo usare una sola mente che ci rifornisce la mano, non è male. Oppure attivare la trappola. Ma peschiamo 2 carte, che sono 2 ottime carte, il gioco squalo e la sanguisuga. La partita diciamo che è abbastanza atto spietato. Ok, ci rimuove la creatura, era quella la rimozione di cui parlavo prima. Evento di estinzione, questo è pari e questo è dispari. Ma porca puttana, porco 2, non possiamo usare, ecco, questo è un caso in cui evento di estinzione non è il massimo. Noi possiamo fare tradare con Servilo, quando attacca flashiamo la sanguisuga, gli diamo -2/-2 e pariamo, in questo modo andiamo a uccidere il servalo e poi abbiamo una sanguisuga che fa parecchio male quando attacca. Oppure potevamo dare -2/-2 al patato e sacrificare la trappola, ma bandire con la lama, aia, questa fa male come rimozione. Arcipelagolia, questo è un bel ciccione che potenzialmente ci fa vincere la partita, quindi mettiamo l'arcipelagolia, che è veramente una carta fortissima e limited, è una finisher eccezionale, sua abilità di mutazione è fantastica. Magari c'è qualche trick, può darsi, vediamo, forse non dovevamo parare. Freccia divina, ok, una freccia divina, 2, aveva 2 frecce divine. Ci sta mettendo veramente in difficoltà il tipo. Possiamo rimbalzare il patato, la tigre dei patati. Ok, peschiamo una carta.
non abbiamo giocato bene, non avremmo forse dovuto parare, però comunque aveva due frecce divine in mano, che questa gli dà lifelink, può essere un problema. Mettiamo lo Pteron, gli diamo antimalocchio, così non subiamo più ste cazzo di rimozioni. Ottimo. E poi possiamo mutarci sopra i nostri squali, geosqualo. Ok. Battle al distruttore. Ok, distrugge una creatura quando muta. Ma io ho Hexproof antimalocchio, quindi attacchi anche con l'1-3, sicuro? No, solo col 3-3. Va bene. Non attacchi, hai paura del mio Hexproof. E fai bene. Noi abbiamo una trappola a scatto, non ci avevo pensato. Quello ha 3 punti vita. Io uccido quella e... ciao ciao, bacio bacio, micio micio. 3 danni. Invece... oppure posso fare il geosqualo, rimbalzare le creature con mutate, ma semplicemente trappola. Sacrifichiamo 3 danni al pipistrellone. Il pipistrellone ci saluta. Eh sì, 3 danni. La trappola messa al turno 1 si rivela quella che ci porta alla vittoria. Ta-da! Ok, siamo contro Raivon Shippo con l'avatar di Chandrona. Non abbiamo creature, ma abbiamo una trappola, una raffica di vento, 2 raffiche di vento, Mortero. Non abbiamo giocate eccezionali a turno 1, turno 2, turno 3, quindi mulliganiamo. Sarebbe una buona mano, ma non abbiamo nessuna terra, non abbiamo blu, abbiamo una sola palude. Anticipare, raffica, geosqualo, sussurratore, sanguisuga. Tanta bella robina, non potremo mai castarla però. Rischiamo di tenerla? Pescheremo blu? Molleghiamo, prendiamo il rischio. Ok. Purtroppo dobbiamo levare evento di estinzione e sanguisuga, che sono quelle più difficili da castare. Abbiamo poco vantaggio, siamo in svantaggio carte, quindi dobbiamo pescare per 2. Il nostro avversario non ha mulligato, quindi la sua mano era buona. Ok, peschiamo isola, giochiamo Baby Godzillone, così possiamo montarci sopra eventualmente. 1-3, che quando entra spacca tutto. Non mi piace questa foil qui. Atto spietato, va bene, la mangi per lui, a me sta bene. Removal tribal in rosso e nero è molto probabile. Cristallo di Savai, quindi 6 mardo, o forse lo tieni giusto per ramparti. Noi mettiamo l'appallotto lettero, che anche se muore lo possiamo rigiocare dal cimitero. Lo riprendo in mano, non mi ricordo bene com'è. Trafiggi nubi, che è stato così. Ci sta. Noi possiamo usare rimozione, raggelare il sangue, oppure emofago insaziabile e mutare sopra. No, decidiamo di eliminare il trafiggi nubi, così che non ci possa mutare contro. Il pallottero ci ha a minacciare, quindi diventa veramente un problema per il nostro avversario. Vincola feroce a fiero, cosa fa? Da super travolgere, tipo. Come se non fosse bloccata. Ok. Vabbè, ci sta come creatura, non mi fa impazzire. Noi abbiamo minacciare, quindi possiamo attaccare liberamente. E terminiamo il turno. Non usiamo l'emofago perché vogliamo lanciare la trappola e usarla quando lui attacca. Ok, facciamo trappola. Costa un mana e poi usiamo 4 mana per uccidere il vincola ferocia fiero, che così fiero non era, perché per 3 danni della nostra trappolina a scatto, che finora si è rilevata una carta veramente forte, eliminiamo. Squaletto, possiamo rimbalzare una creatura, lui non ha creature, quindi
probabilmente conviene andare prima di emofago. Lui è però tutto male aperto, quindi può usare rimozione risposta. Noi attacchiamo prima di tutto, magari lo costringiamo a fare rimozione. Bene, preferiamo tenere il geosqualo che ha lampo aperto. Che okay, cicla le esalazioni, che è inutile perché da -1/-1 e a noi abbiamo creature più grosse, quindi possiamo flashare il geosqualo volendo. Possiamo flasharlo però come creatura a parte. Sì, lo flashiamo come creatura a parte, così mettiamo pressione nella board e invece di concentrare tutto su una creatura che può essere rimossa, abbiamo due minacce. Fatto spietato, va bene, abbiamo fatto bene a... Quindi ora facciamo magari mofago, ma sì, aumentiamo i danni. Così, da tocco letale sopra. Forse avremmo dovuto fare il geosqualo sull'appallottero che aveva un segnalino minacciare, così atto spietato non era efficace. Però abbiamo pensato che avesse altri tipi di emozioni. Cosa fa quello? Beh, da minacciare quando entra in campo e pompa le creature con minacciare. Noi abbiamo minacciare le touch, quindi possiamo attaccare tranquillamente. Lei non può bloccare. Attacchiamo e va a 7 punti vita. Noi siamo a 21, quindi comunque siamo in vantaggio. Vediamo cosa cala. Attacca qualche 2, sicura. Vabbè, tanto non può bloccare. Va bene, gioca la palude, ci sta. Ora abbiamo la sanguisuga che può essere definitiva. Ottima pescata. Va bene, terminiamo il turno. Vediamo un po' cosa gioca. Ci prendiamo sti 3 danni. Ok, e flashiamo la sanguisuga. Così possiamo andare a vincere. Sanguisuga. Uccidiamo la mentore, la mentitrice. Profezia di fuoco, va bene. Ok, hai scartato, ho messo una carta in fondo al mazzo, hai pescato una carta. È la carta che ti può far vincere? Anche se ce l'avessi, noi abbiamo neutralizzare, quindi è GG. Boom e te. Ok, siamo con Rorre Pime Norgard, Nogard con l'avatar di Sarkhan. Non è una mano eccezionale, abbiamo tante terre e poca azione. Mulighiamo. Qui cosa abbiamo? Teniamo purtroppo perché non possiamo scendere. L'Opteron che è più costoso, speriamo di pescare mana nero per giocare le nostre creaturine. Siamo contro forse... rosso, montagna, mono rosso e anche illimited ce li becchiamo. Ciclo, cratere di grande passo. Pungolatore, sembra di essere in standard. Ok, abbiamo uno scintillante adattivo, 5 mana, non lo casteremo mai. Non abbiamo il mana nero, siamo un po' messi male da quel punto di vista. Siamo mono blu, quindi noi rimbalziamo il pungolatore, lui magari adesso ciclerà per fare valore, ma noi ci interessa poco perché vogliamo rallentarlo e soprattutto vogliamo pescare il mana nero che ci serve per castare le nostre creature. Che cicla, non ci dispiace che tu lo faccia. Arcipelagolia, quindi abbiamo pescato solo top end, fracassatore della carica. Ah, siamo messi male. Fracassatore ci può fracassare. Ci serve nero per la rimozione. Adesso ha preso attacco improvviso, prossimo turno prende doppio attacco. Quindi Tigrilla no. Mi spiace mio caro, ma il Tigrilla non oggi e neanche domani. Mi spiace. Ok, anticipare.
mi sa che dobbiamo usarlo per forza per pescare il mana nero, se no questo ci ammazza. Mana nero, evento di estinzione non sarebbe male, ma quello è pari, ma ci serve il nero, perché senza il nero non possiamo fare niente. Ok, comunque ci prendiamo un bel po' di danni per il suo turno, quindi doppio attacco fa veramente male. Siamo a 7 punti vita, il nostro avversario è in Naya, vediamo cosa gioca. Pungolatore, ci può uccidere molto facilmente. Noi facciamo, cosa possiamo fare? Possiamo fare solo una cosa, quindi dobbiamo aspettare. La pazienza è la virtù dei forti. Quindi lui cicla, fa il suo valore, quindi andiamo pericolosamente bassi. Pungolatore è un bel problemone. Ammazziamo il fracassatore. Non abbiamo creature, quindi non abbiamo cosa minacciare. Siamo a 4 punti vita, rischiamo di morire da un momento all'altro. C'è una mammosetta che è estremamente pericolosa perché attacca improvviso, ma c'è la sanguisuga che può essere determinante. Possiamo uccidere il pungolatore e parare la mammosetta. Giochiamo l'emofago, se giochiamo l'emofago però ci rimane poco. Siamo quasi morti. Possiamo flashare lo scintillante. Abbiamo tante opzioni, ma comunque poca roba in campo. Ed è tutta la roba costosa da castare. La decisione è difficile, ma teniamo la sanguisuga aperta. In questo modo, quando attaccherà, gli uccideremo il pungolatore e bloccheremo la mammosetta che ci ucciderà la nostra sanguisuga. Oppure decidiamo di prenderci questi due danni. Però ogni volta che viene pompata dalla magia prende +2/+0, quindi saremo morti, dobbiamo bloccare per forza. Purtroppo non c'è altra soluzione, dobbiamo bloccarla. Bisognerebbe rischiare di non bloccare. Non lo facciamo, perché siamo veramente dei tipi che vivono sul filo del rasoio e colpo di scena non l'abbiamo bloccata. E questo ci dà adesso spazio per fare diverse cose interessanti. Possiamo mettere la trappola, uccidere la mammosetta, fare l'emofago, recuperare vita, il sussurratore, fargli scattare delle carte che ne ha parecchie in mano. E possiamo anche attaccare. No, attaccare non possiamo farlo. Decidiamo di tenere la sanguisuga in difesa. Aspettiamo che la mammosetta attacca, flashiamo la trappola che come al solito si rivela una grandissima carta. Ta-dan! E abbiamo fatto fuori la mammosetta. Stratega delle trappole. Quando cicla tappa una creatura, quello è pericoloso, ma abbiamo un geo squalo che ci può, lo possiamo rimbalzare. O l'emofago che ci fa recuperare vita. La scelta non è semplice, quello fa scartare carte, abbiamo tante opzioni ma poco mana. Anche l'arcipelago lì non è male. Forse il geosqualo. Potevo farlo anche con lampo. Emofago insaziabile. Questo ci fa recuperare vita, che può essere molto utile. Glielo diamo a lui, però diventa un 3-3 invece che un 5-2. L'arcipelago lì invece è un bel 7-7 che tappa le creature, quindi probabilmente la soluzione migliore è andare di sangue. Insomma, la nostra sanguisuga è un bel 7-7, tappargli lo stratega e attaccare per 7 danni. Però se ha rapidità, noi viviamo sul filo del rasoio, se c'è una creatura con rapidità siamo morti, siamo a 2 punti vita. Ok, adesso possiamo cominciare a fare valore. Possiamo fare tanto valore. Facciamo l'emofago, lo mettiamo ovviamente sotto. Lui tappa e non stappa. Pinghiamo 2, andiamo a 4 punti vita. Ok, poi facciamo una solamente.
Siamo due. Abbiamo anche lo strisciante incorporeo. Un po' tardi alla festa. Sergente del perimetro. Ogni qualvolta attacca gli altri umani prendono più 1 più 0. Potenzialmente estremamente pericoloso. Possiamo fare Baby Godzilla più Joe Squalo. Concentrare tutto su una carta non è mai una buona soluzione, quindi conviene smezzare, anche se, anzi no, mettiamo un Baby Godzilla, peschiamo, scartiamo lo scintillante, non ci permette di fare la cosa, value, si vince. E siamo contro Seven Stone con l'avatar di Agianone. La mano ottima iniziale, abbiamo Baby Godzilla, trappola della fauce, appallotto lettero e giochiamo per primi, quindi abbiamo una buona base su cui partire. Mettiamo un'isola, ok, termina il turno, abbiamo una trappola che possiamo giocare alla fine del turno, il nostro avversario non se l'aspetterà mai. Ok, trappola della fauce a scatto, la giochiamo bene 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 bene. Ok, giochiamo il nero, giochiamo Baby Godzilla o l'appallottero. No, Baby Godzilla rovina rinata, che quando entra spacca tutto, ci abbassa il costo delle carte con mutazione, mi dimentico sempre di questa cosa, sia della creatura in sé sia dell'abilità attivata di mutazione. Il salvaggio della criniera giocano parecchi, non mi fa esaltare. Noi facciamo subito mutazione sul nostro girino patatino, peschiamo una carta, scartiamo disperdere essenza, non è male perché è praticamente la rimozione, scartiamo l'appallotto lettero perché tanto lo possiamo rigiocare dal cimitero, mettiamo ovviamente sopra il geosqualo, rimbalziamo il servalo della criniera e attacchiamo per 4 bei dannoni in faccia. L'avversario adesso ha perso un sacco di tempo di gioco, abbiamo la board wipe che è molto situazionale, però ce l'abbiamo, è una rimozione. Scova distanze, ok, vuoi rampare, ci sta. Che terra ti cerchi, perde, quindi sei bant probabilmente. Ok, giochiamo palude, attacchiamo con lo squalone, va bene, chiudiamo sto rivelazione di carte e l'avversario va a 12, noi siamo a 20, abbiamo un bel counter in mano per le creature, vediamo cosa fa di bello il nostro Seven Stone con l'avatar di Agianone. Eremita della splendida pietra, io direi che è no, oggi no, mi spiace, è stata una bella idea, ma no, oggi, quest'oggi non te lo consentirò, amico mio. Mi spiace, attacca pure con l'1-1, che ha cautela, che non è male come creatura, devo essere sincero, mi piace molto, cerco sempre di prenderla in draft, non come primo pick, ma se mi ricapita a scuola distanza è un'ottima carta, soprattutto se si giocano più di due colori, perché ti aiuta molto a fissare in mano. Ora possiamo giocare l'appallotto lettero a fine del turno, abbiamo la carta trappola attivata, vediamo se il nostro nemico è pronto a farla scattare, vediamo un po' cosa farà il nostro amicone. Seven Stone ci pensa, ci riflette, sappiamo che c'ha un servalo della criniera con cautela, un 1-4, gioca l'eremita della splendipietra che, come tutti i ragni, non è esaltante, non è il principe che ci era stato promesso per il tribale ragni, impulso avventuroso, guardi le prime tre carte, puoi rivelare una carta creatura, otterrai scelta tra esse, le aggiungiamo. Custode di cuccioli! Ai ai ai, quella è pericolosissima. Se prova a fare mutazione, gli ammazziamo subito lo scuola distanze. No, assolutamente no.
muori con la distanza, non ti permetteremo di fare i cucciolini. Tu cosa sei? Custode, sei pari. Quindi facciamo la board wipe per pari. Pari, ovviamente. E attacchiamo con geosquala. Quello era pericolosissimo. E attacchiamo. Questo amico è a 4 punti vita. Ok, gioca la pianura. Non cambia molto. Giruda. Ah, ci aspettavamo. Vediamo cosa ci può rubare qualcosa. Non ha trovato niente. Che sfiga, amico mio. Tutta roba pari. Cioè dispari. Dunque, ci serve qualcosa per rimuovere quel Giruda per andare a vincere. Facciamo anticipare, vediamo cosa ci trovi. Sanguisuga, l'arcipiegolia. L'arcipiegolia potrebbe farci vincere facilmente, perché il suo effetto tappa le creature. Tappa le creature stappate. Cioè le tappa e non le fa stappare durante il turno dell'avversario. Non possiamo attaccare perché lui ha un buon bloccante. A Giruda, che è un'ottima pick. Strano che non l'abbia usato come compagno, ma forse aveva bisogno di roba dispari in quel mazzo. Ah, non è Bant, ma gioca anche il nero. Quindi sei veramente greedy. Vediamo un po'. Giochi in Servalo, va bene. Poi cosa giochi di altro, amico mio? Hai qualche mutazione? Mietitore squittente. Ok, un avversario sacrifica una creatura. Quindi noi possiamo flashare o strisciante e sacrificare strisciante, così poi possiamo mutare sul geosqualo. L'avversario è completamente tappato. Noi sacrifichiamo strisciante, che non è stata la stella, però si è sacrificata per il team e quindi ci ha dato... ha fatto il suo ruolo durante la partita. Lui attacca con Giruda perché è temerario, ma non sa che praticamente ha già perso, perché noi facciamo mutazione arcipegolia sul geosqualo. Quindi peschiamo una carta, scartiamo una carta, ma non avevamo carte, mettiamo ovviamente sopra il geosqualo. E poi si attivano i trigger. Uno, qui sbaglio perché rimbalzo il 4-6, dovevo rimbalzare Giruda forse, ma cambia molto. E tappiamo due creature bersaglio. Facciamo tornare indietro, attacchiamo per 7 danni ed è GG. Bumete. Vittoria. Oh. Fax. Fax. E Fax con l'avatar di Tezzeretto. Strisciante più mana giusto per castarlo in curva. Geosqualo, ottimo. Lampo, due sanguisughe, un po' esagerato, ma mi piace come mano, mi piace. E ci proviamo, dai, secondo me sì. Dobbiamo solo pescare bene, pescare mana e pescare non troppo land flood e non troppe spell, ma secondo me possiamo farcela con questa mano. C'è lo strisciante che forse è il suo momento di brillare, forse. Ok, Fazza ha mollegato, invece gioca rosso. Ok, abbiamo anche la trappola scattante per fare subito valore con lo strisciante. La tendiamo infatti a castarla probabilmente, perché così possiamo pescare una carta con lo strisciante incorporeo. Il mio turno. Giochiamo un altro nero. Potevamo giocare anche un blu, ma è meglio non rivelare. Non so, Worm sabbioso maggiore. Lo cicli. Probabilmente lo vuoi rianimare. Però in Naya ci sono modi di rianimarlo. Ok. Attendiamo la fine del turno. Vediamo cosa gioca il nostro amico. Non abbiamo pescato terra ancora. Può essere proprio... ciclo, ok, va bene. Giochiamo geosqualo strisciante incorporeo, scusate, 3-2. Non peschiamo terra, però possiamo lanciare la trappola lupo orso, va bene. Facciamo geosqualo sullo strisciante.
Ah, non possiamo perché non abbiamo abbastanza mana, quindi facciamo la trappola. Meschiamo, va bene. Facciamo un geosqualo, anche se sarebbe meglio farlo durante il suo turno, visto che ha lampo, però dobbiamo fare valore. Facciamo solo strisciante, peschiamo, mettiamo sopra il geosqualo, rimbalziamo il lupo orso, imbarazzante. Ah no, scusate, esuberante, ma secondo me è imbarazzante come carta il lupo orso. Sì che è uno staple, se uno vuole fare un tribale orso e lupi, magari è... ha del gioco. Bandire con la lama, ciao ciao al nostro Valio. Siamo tornati all'età della pietra, quindi giochiamo l'appallotto lettero. Potremmo giocare come base per il geosqualo. Giochiamolo, va bene, appallotto lettero. Vediamo un po', gioca un bel po' di colori il nostro amico. Un altro, di nuovo lo porso, va bene. Noi giochiamo la terra. Si fa il geosqualo scattante di nuovo sull'appallotto lettero sopra. Rimbalziamo lo porso di nuovo. Attacchiamo. E lui, il nostro amico, è a 8 punti vita. 8 punti vita, rigioca di nuovo lupo orso. No, destiero, cautela, legame vitale. Comando dello squadrone, che crea un soldato se si è attaccato. Abbiamo ragionare il sangue, uccidiamo il destiero. Abbiamo poi aperto disperdere essenza. Quindi possiamo counterare un'eventuale creatura che va a giocare. Guadagna un punto vita con la conca. Gioca un bel po' di tap land e life gain. Va bene. Ha rimozione per geosqualo. Mito di Madrox, sì. Ok. Ci sta, ci sta, ci sta. Noi possiamo giocare a sanguisuga. Possiamo riprendere l'appallottero. Abbiamo diverse opzioni. Possiamo... vediamo un po' cosa fa il nostro amico. Va bene. Attacchi. Flashiamo la sanguisuga. Diamo -2/-2. Pariamo. Però non ci è rimasto il mana aperto per disperdere essenza. Quindi lui può giocare il lupo orso. Vincolo indissolubile. Vabbè, noi abbiamo raffica di vento. Rimbalziamo. Peschiamo una carta. E attacchiamo per la vittoria, a meno che il nostro amico non abbia... No, ed è GG. Bummete. Siamo contro Skir 007. Nostro Skir. Strisciante incorporeo, appallottero, neutralizzare il sussurratore. È una buona mano per quello che vuole fare il nostro mazzo. Non c'è niente da dire al riguardo. Teniamo. E vediamo un po' Skir. Cosa fa? Bene. Ok. Palude. Ci servirebbe un'altra palude, ma non la troviamo, quindi possiamo tenere aperto il counter o giocare a pallottero. Chissà cosa gioca. Orzo, bianco e nero, probabilmente rimozioni. Se giochiamo a pallottero etero si mangia la rimozione che non si prende lo strisciante, quindi forse è meglio... No, stratega delle trappole, che quando cicli tappa, va bene. Non abbiamo pescato il mana nero, quindi siamo un po' fregati. Però possiamo fare poi mutazione su l'appallottero col sussurratore. Quindi attacca, va bene, nessun bloccante, passa. Vediamo un po' cosa gioca. Custode dei cuccioli, disperde l'essenza. No, mi spiace, niente custode dei cuccioli per te, amico mio. Facciamo sussurratore, che creiamo un bel 4-4 con minacciare. Lo mettiamo ovviamente sopra, lui scarta una carta. E attacchiamo per 4 danni con il nostro sussurratore delle caverne. Che è una creatura spicy.
devo dire che pensavo fosse scarsa, ma in realtà ti dà tanto valore. Raggelare, va bene. Minacciare, ok. Noi adesso possiamo flashare lo strisciante o riprendere l'appallottero, neutralizzare per pescare con una sola mente, ma abbiamo diverse opzioni. Perdita di memoria, no, usiamo neutralizzare. Ok, però abbiamo perso del tempo, però almeno non ci ha scartato lo strisciante, che doveva rimanere la nostra win condition in teoria. Possiamo fare una sola mente e giocare lo strisciante, che non è male come cosa. Due terre, questo non è bene. Però guardiamo il lato positivo, ci siamo levati due terre dalla cima del mazzo, che avrebbero sicuramente rotto il cazzo. Ok, attacchi di nuovo questo 2-3 del cazzo, va bene. Sergente del perimetro. Ai ai ai. Ok. Chihuahua. Ok, abbiamo evento di estinzione. Lui è dispari, anche lo strisciante è dispari. Non è proprio il massimo della vita, eh. Non possiamo neanche attaccare. Possiamo riprendere l'appallottero e giocarlo, che potrà dare con uno dei suoi 2-3 o 3-2. Non attacchiamo, cioè possiamo anche attaccare, ma traderebbe, non ha molto senso secondo me. Passiamo il turno, aspettiamo di pescare qualcosa di buono con flash che ci faccia pescare altre carte, che una volta che il trenino inizia a andare, pacifismo. Ok, ci prendiamo 6 danni, che sono parecchi, ma abbiamo la fauce, quindi possiamo pescare con lo strisciante. Possiamo rimbalzare, 3-2, pescare una carta, che non è male come idea. Rimbalziamo quello con minacciare, va bene. Attacchiamo col 3-2 e poi non possiamo usare la trappola perché non abbiamo abbastanza mana, ma ok, pompa, prendiamo a 3 e vieni, va benissimo. Poi giochi di nuovo stratega delle trappole skir 007, no, giochi il guaritore, giochi lo stratega, va bene. Ok, il guaritore, forse è ora di board wipeare probabilmente. Il guaritore però è pari, gli altri sono dispari. Uccidiamo guaritore, attacco con la strisciante, faccio 3 danni, poi terra, evento di estinzione, scelgo dispari, pulizia completa della board, perdiamo il nostro pezzo pregiato, però King e Caesar, un 3-4, acipiega Golia, quello sì che è buono. Non conviene mutare su una creatura con pacifismo, quindi dobbiamo giocarlo come 7-7. Ok, va bene. Baby Godzilla, ottimo. Attacchiamo col 7-7. Boom e te, però possiamo morire da un momento all'altro. Se trova qualche rimozione, noi ci blocchiamo col baby. Trovi un parante, un ciambloccante, qualcosa.
Abbiamo anche la lince, bella partita ed è Gigi Bume Te. Ottimo, ottimo, ottimo. E si va ad argento livello 2, ottimo in draft, niente male. Sono qualche bustina e qualche, no, la bustina sono sempre qualche mane, qualche oro. E vediamo un po' che risultato abbiamo fatto con questo draft. 7 vittorie, siamo 7-2 e quindi ci portiamo a casa 6 bustine e 2200 gemme, niente male.